prima di iniziare con il video, volevo farvi vedere cosa PlayStation mi ha mandato. Una cosa che abbiamo già visto nell'ultimo episodio del Play Show con Karim Musa, ma in questo caso in versione fisica. Le carte del Partner in Play. È una specie di challenge che voi potete fare con chiunque, sia online sia fisicamente su un divano, pescando da due set di carte diversi e ogni carta ha una sua sfida. Giocate in modalità 1v1 solo con una pistola e sfidatevi a duello. Chi riesce a colpire l'altro per primo ottiene un punto. Se volete provarlo, con il link in descrizione potete andare sul sito di Partner in Play, scorrere un pochino in basso, scegliere multiplayer locale o online, in questo caso clicchiamo online, prontissimi, nome giocatore 1 e nome giocatore 2. Si può scegliere il punteggio e il titolo, ma non è necessario, confermi, e si pesca una carta a caso. Giocate nella modalità che preferite e fate a gara per chi fa più headshot in una singola partita. Il vincitore prende il punto. Molto molto semplice. Ovviamente questo round l'ho vinto io. E io adoro avere la versione fisica di queste cose qui, quindi grazie mille PlayStation. Se voi volete giocarci in modalità digitale, potete cliccare il link in descrizione e ci sono tutte le guide del caso per capire come fare. Ogni tanto succedono cose nella mia vita che mi lasciano un po' interdetto. Come dire, hai visto il nuovo Matrix al cinema? È strano, non è strano poter parlare di un nuovo Matrix? E tra l'altro online, perché con l'uscita del primo Matrix nel 99 internet c'era, ma chi lo utilizzava in quel periodo lì per andarsi a vedere forum, per andare a vedere le opinioni dei propri amici? Si parlava fuori dal cinema, semplicemente. Sono uno dei pochi a cui la trilogia intera di Matrix è piaciuta. È piaciuta la rivoluzione cinematografica che ha portato il primo Matrix, la filosofia e l'inseguimento in autostrada del secondo, e i combattimenti di Dragon Ball Z del terzo. E di questo quarto capitolo ne ho lette di cotte e di crude. C'è chi dice che è soltanto una citazione ai primi film, c'è chi dice che le scene d'azione sono mozzafiato, c'è chi dice che è una cosa vista e rivista, noiosissima, e quindi si fa quello che si fa di solito con le opinioni online, le si ignorano completamente e si fa un pensiero proprio. E quando guardammo il primo Matrix non si poteva far altro che pensare: cazzo, quanto sarebbe incredibile avere una cosa del genere a mo' di videogioco. Il primo approccio che ho avuto è stato con le mod di Max Payne. Ci sono una miriade di mod di Matrix di Max Payne, comprese di coreografie di arti marziali, bullet time ovviamente, schivare i proiettili, e non solo, molto spesso si ricostruivano anche parte delle scenografie del film, come il dojo, come la lobby. Però la cosa più bella da fare in assoluto era quella di giocare nei panni di Neo, nella campagna di Max, che era ridicolissimo. E quei cazzo di front flip e back flip solo per sparare due colpi, mannaggia. Poi ce n'è stato un altro di gioco che molta gente ha dimenticato, un MMO di Matrix, che purtroppo ad un certo punto, come ogni MMO, morì. E volendo, su YouTube si trovano gli ultimi istanti di questo mondo dove tutti i giocatori insieme ballano sotto il cielo che si disintegra. Che poesia! Ma ovviamente i due giochi che la gente si ricorda di più ambientati nel mondo di Matrix sono i due giochi per PlayStation 2. Ora fatemi aprire una piccola parentesi. Io ho una marea di giochi di PlayStation 2 a casa, ma una marea. E voi nel corso di questi 15 anni mi avete regalato tantissime cose, tra cui molti giochi della PlayStation 2. Quindi cercando il mio Enter the Matrix, tiro fuori la custodia e vedo questo. Carlo Conti e Fabrizio Frizzi. E non sono attaccati sulla plastica della copertina, ma sono attaccati direttamente sulla carta della copertina. E in quel periodo il nostro cervello esplose perché finalmente potevamo giocare un cazzo di gioco su Matrix. E la prima cosa che tutti dissero fu: chi cazzo sono Niobe e Ghost? Dov'è Neo? Ridatemi i miei soldi. Questo action in terza persona era uno spin-off ambientato tra il primo e il secondo Matrix, con protagonisti due personaggi secondari, purtroppo. Però le coreografie di combattimenti e le sparatorie erano mediocri. Era tutto un po', perdonatemi il termine, volatile. Nel senso, tu avevi una calamita che agganciava i colpi ai nemici, ma allo stesso tempo sembravi non colpirli, perché l'audio era un po' ovattato, i colpi erano un po' molli. Era tutto un po' strano. E le sparatorie erano un po' più belle da vedere che da giocare. E neanche di così tanto. Ma era il periodo in cui non te ne fregava nulla. E noi eravamo contentissimi di poter finalmente combattere contro dei vampiri. Non ho idea. Il secondo titolo invece per PlayStation 2 è andato verso una direzione un po' più familiare. Matrix Path of Neo. Oh, finalmente un gioco dove puoi giocare nei panni di Thomas Anderson e massacrare a pugni gli agenti. Tutti l'hanno chiesto, gli sviluppatori ce l'hanno regalato ed è mediocre. Per quanto mi riguarda, anni luce meglio di Enter the Matrix, è comunque un action in terza
particolare, perché le coreografie, io parlo sempre di coreografie perché è il fulcro principale di Matrix, è vero che le sparatorie sono molto importanti, ma le coreografie di arti marziali lo sono altrettanto, e di giochi con coreografie di arti marziali non ce ne sono tantissime, quindi averne uno che abbia più di 600 mosse effettive non è male, ma anche lì non ce ne fregava nulla e lo giocammo fino a sconfiggere il gigantesco kaiju agente Smith fatto di rottami. Ed è qui che arriviamo a Matrix Awakens, questa tech demo della Real Engine 5 che promette di farti vivere un'esperienza extrasensoriale nel mondo di Matrix. Ma non sono qui per farvi vedere i primi minuti della demo che avrete visto ovunque fino allo sfinimento su YouTube e su Twitch. No, io voglio entrare nell'open world che c'è subito dopo quei minuti lì e analizzare ogni singolo filo d'erba che riesco a fare, perché voglio vedere fino a dove riesce a spingersi questa demo. Anche se devo dire... quei primi minuti. Wow. Finalmente lo provo anch'io. Finalmente. L'ho visto fare da un sacco di persone, ma nessuno ha mai spinto al limite questa parte di open world. Ho visto anche che ci sono varie opzioni, ma io vorrei togliere prima di tutto, eccolo qua, il filtro Matrix. Il filtro Matrix è quello che rende tutto un po' in salamoia, un po' verdognolo, color oliva. Quello che c'era anche in Matrix fondamentalmente. Ma io vorrei... toglierlo per vedere i colori veri. Ecco qua, GTA 4 è diventato. Quanto approfondito sarà? Avranno messo la fisica alle lattine anche per terra? Non credo, non ci posso neanche arrivare. È soltanto una tech demo alla fine. Però, essendo una tech demo, appunto, possiamo provicchiare un po' di roba. Tutto interessantissimo, ma io in realtà... volevo guidare. Carino che ci sia scritto Unreal. Bravi. Non ho preso un'auto performante, ma noi proviamo subito a schiantarci. Allora, l'audio era così così, nel senso è come aver... si è disintegrata. Ma io volevo vedere i danni. Dicevo, l'audio non è stato un granché, sembrava aver sbattuto due sacchi di piselli. Ma io volevo vedere la fisica dei corpi morbidi. Non so se avete mai visto o giocato Beam NG Drive, ma quello è uno dei giochi che simula più realisticamente, più o meno, la fisica dei corpi molli. In questo caso la carrozzeria, che devo dire, è... incredibile come si sia piegata. Non so se con lo schianto di prima nella vita vera si sarebbe effettivamente deformata così, però è interessante. Adesso proverei contro un muro. O in questo caso, ecco qua. Non è andata per stadi, si è continuata a piegare nella linea in cui era già piegata. Quanto mi piacciono queste cose. Io ho passato anni su Carmageddon 2 a fare questi test e non posso più entrarci. E no, è inutilizzabile, ma che tristezza. Magari ne prendiamo una un po' più performante, che dici? C'è un teslino da qualche parte? Mi turba l'audio. Non ho capito se è una macchina elettrica o l'audio è un po'... Porca miseria. Allora, qui si è addirittura staccato un pezzo. L'altra è sparita, ma mannaggia. Questa è una di quelle cose che avevo visto da molti. Le auto, soprattutto basse, passano sotto le auto ferme. Provo a prendere un po' di velocità. Ma perché diventa Fast and Furious a un certo punto? Mi ha teletrasportato fuori dall'auto perché credo si sia incastrata la portiera. Sì, non credo di poterla più togliere da lì, mi dispiace. Tra l'altro, sempre parlando di Carmageddon 2, una delle cose più fighe, a parte i danni deformati in tempo reale, era il fatto che prendendo uno spigolo a tutta velocità potevi dividere a metà l'auto. Si spezzava l'auto in base al taglio che gli davi. Non trovo camioncini parcheggiati, prendiamo... oh, prendiamo un SUV. Però ci siamo, decisamente ci siamo. Stupendo. Devo, nella maniera più assoluta, buttarmi in acqua. Ma non c'è modo di farlo a piedi, quindi devo riuscire a incastrare la demo, prendere la perpendicolare e disintegrarmici. Porca puttana, la telecamera! Ma è stato più il danno alla telecamera che all'auto, perché alla fine non si è fatta niente. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno, vedo il mio obiettivo. Lo vedo. Ci siamo? Ah, dunque. Immagino non sia implementata l'acqua. Ci sta, perché tanto non ci puoi neanche andare a piedi, quindi perché implementarla? Hanno messo un muro invisibile che ti impedisce di sprofondare. Anzi, ma è anche a tipo 3 metri dalla superficie dell'acqua. E io adesso ancora di più voglio andarci, perché se posso magari correre sull'acqua, arriviamo dall'altra parte, in quello che ipotizzo sia un JPEG a 8K di una città. Dio mio!
Ok, forse ho capito come finire in acqua. Se vai troppo veloce e giri all'improvviso, la macchina si mette su due ruote e inizia a ribaltarsi. Infatti lì vedo una bella curva. Prendo la rincorsa. Bestia! Non ha funzionato per niente. E adesso sento friggere. Sentite friggere? Dall'ultimo schianto che ho fatto contro il marciapiede sento friggere l'audio. Ho controllato, non è il programma che uso per registrare, ma è proprio il gioco che sta friggendo l'audio. Non mi è mai capitato un bug del genere. Questo capolavoro d'arte moderna è il più vicino che sono riuscito a buttarmi in acqua. Accettatelo. Minchia! Ah, questa si è completamente disintegrata subito. Però ho notato che le particelle dell'auto distrutta sono effettivamente finite sulla superficie dell'acqua. Quindi si può finire sulla superficie dell'acqua in qualche modo. Non so se riuscite a vederlo, se riesco a inquadrarvelo, ma anche lo specchietto rotto rimasto appeso alla fisica. Un'altra cosa che volevo vedere, di cui mi hanno parlato, era questo... ricostruzione degli interni in modo fasullo delle finestre, in modo che invece di vedere uno spazio vuoto o un'immagine bidimensionale, ti costruisse un ambiente finto tridimensionale all'interno, come in questo ufficio. Spettacolare, spettacolare. Questa è una delle cose che mi piace di più in assoluto. Come vedete, nello sgabuzzo di questo ufficio c'è una stampante, un boccione dell'acqua e un distributore d'acqua, che però è tutto chiuso. Per entrarci devi uscire dall'ufficio e entrare nello sgabuzzo. Vedi che si intravede qualcosa? Si intravede quello che sembra una specie di garage, con anche però l'RTX e il riflesso della strada. Ok, allora, a volte questo sistema non ha molto senso. Il muro è proprio a filo quasi della vetrina, quasi. Se noi andiamo dall'altra parte, è molto più lontano. Quindi c'è un po' di discrepanza tra quello che si vede in una stanza e quello che si vede nell'altra. A volte ti crea cose fighe come questo mini market. È piccolino, ma c'è. Ha questo tavolo luminoso, sembrerebbe di un ristorante, con le sedute, in una stanza piccolissima senza ingresso. È tipo le vetrine di Maison du Monde. Ma non devono essere realistici, devono crearti l'illusione che ci sia un mondo vivo. Vedo che anche all'interno degli uffici al piano sopra sono così. Sono tutti così? Aspetta che c'è la modalità volo. Oh mio Dio. Ma stanno guardando Matrix Reloaded! C'è uno schermo con l'addestramento nel dojo del primo Matrix. E poi mi sembra che sotto il televisore ci siano un bambino e un cane in piedi. È possibile? Spiaccicati, giustamente, perché non possono fare i tridimensionali. Oh, ma è tutto visitabile qua. Voglio andare lì. Guarda che figata questa cosa. Mi esplode il cervello a fare queste cose. Ho trovato un punto in cui si vedono tutte insieme. Tutte insieme. Lì a destra vedo la stessa stanza ripetuta, ma con illuminazioni diverse, quindi c'è anche quella variante. Potremmo rifare il film di Andy Warhol, quello dell'Empire State Building, dove stiamo qua per 40 ore a filmare. Questo microscopico ufficio all'ingresso laterale, che però nell'altra stanza è murato. Fantozzi, è lei?